Ma adesso di classicismo moderno e di meraviglia, vi ho già un po' parlato, poi valuti tu per chiudere se vuoi approfondire ancora qualche altro aspetto. Io approfitto ancora della tua grande disponibilità. Abbiamo fatto delle altre riflessioni e cerco di riassumerle se ci riesco. Innanzitutto ci interesserebbe se puoi una tua riflessione sul concetto di stanza o perlomeno che cosa simboleggia per te. Appunto abbiamo una sezione, come ricordavi tu Eugenio prima, che appunto fa esplicito riferimento a Octavio Paz e appunto citi tra l'altro un suo passo e queste stanze alla deriva ci hanno suggerito, ci hanno fatto ipotizzare che possa in qualche maniera un po' simboleggiare, mi sento di dire anche se troppo, una miseria dell'identità individuale o comunque il bisogno insoddisfatto, ma anche qui forse contraddico quello che hai detto tu prima, quindi mi dirai, un bisogno insoddisfatto di ritagliarsi qualcosa di proprio. Quindi io insisto un po' su anche su questo conflitto, perché se da un lato tu dici sì, nella poesia voglio in qualche maniera, in maniera serena, contemplare come stanno, contemplare, insomma, descrivere o parlare delle cose come stanno, però io vedo anche un grosso sforzo comunque nel fare questo. Non a caso nella poesia che precede proprio le sezioni parli del dolore che ci fa forte le spalle, qualcosa di questo tipo, insomma. E quindi il passaggio per il dolore sia qualcosa di necessario. E al contempo queste stanze, oltre a essere un luogo, ci pare direttamente controllabile da chi le abita, quindi che in qualche maniera ci restituiscono qualcosa di rassicurante o comunque di positivo, nello stesso tempo tu mi sembra ci dici anche tutte queste stanze, le une di fianco all'altro, hanno storie diverse. Non a caso tu dici, io voglio scrivere una poesia precisa, si vede nei dettagli, nel descrivere anche la più piccola cosa che sta sotto quest'altro oggetto della stanza, no? Quindi accanto a questa riflessione anche il tema della dignità ci sembra importante, cioè la dignità di un abitante di una stanza è la stessa di quella dell'abitante a fianco, anche se forse un po' l'abitante sì, ancora uso la parola illusione, però non so se è giusto, l'illusione di poter controllare, perché in una poesia tu parli anche di boria, cioè che l'uomo può sfociare nella boria, nel credere troppo in se stesso o di poter controllare l'ambiente esterno. Questa attenzione, questa precisione poi deve fare i conti con l'infinito, tema caro, insomma, Leopardi che tu hai citato. Non so, nella poesia i cromosomi, l'amore e i cromosomi, no? Sembri quasi citare l'amore è una cosa infinitamente grande e i cromosomi una cosa infinitamente piccola, no? E quindi poi la tua scrittura si trova a dover operare un lavoro molto difficile, cioè se da un lato vuoi essere molto preciso, dall'altro devi anche fare i conti col fatto che è impossibile forse raggiungere questo infinitamente piccolo e infinitamente grande. E quindi insisto, diciamo, sullo stesso elemento con cui ho iniziato questa riflessione, io vedo comunque un certo clima malinconico, o comunque anche quando ci parli, non so, del corvo, della medusa, no? Questo sentirti quasi empatico, sentirti partecipe della sofferenza di un animale che è fatto della materia di cui siamo fatti anche noi, no? Per tornare a Lucrezio. Quindi, insomma, questi aspetti riguardanti la stanza, riguardanti il senso di dignità ci interesserebbero.
Per fortuna ho scritto. Dunque, parto da questa ultima suggestione. Gli esseri, il corvo o la medusa che si scioglie, e mi piace molto la parola che hai usato, dignità. Io credo che sia così, cioè, ritorniamo al paradosso di prima, gli esseri, le cose, gli stessi esseri viventi sono assolutamente, tra virgolette, intercambiabili. Questo lo si vede naturalmente meglio negli animali, no? Noi come esseri umani abbiamo la consapevolezza di essere unici e irripetibili, lo sono anche gli animali, solo che per noi sembrano tutti uguali, ma anche gli animali sono unici e irripetibili, ciascuno di essi lo è, ciascun essere è irripetibile. Essere consapevoli di questo significa appunto inevitabilmente partecipare della sofferenza degli esseri, che siano animali o che siano umani. Gli esseri soffrono e nella grande, diciamo, come dire, in questo, la vita è una fabbrica di sofferenze per gran parte degli esseri che vivono. Dunque, partecipare di questa sofferenza significa riconoscere la dignità degli esseri. Naturalmente non basterebbe questo, bisognerebbe inventarsi delle cose per diminuire la sofferenza degli esseri, però questo credo che la poesia non possa farlo, le formule di Boria di cui parlavo prima implicano questo, cioè la sicurezza o l'illusione, l'autoillusione molto spesso, che si possa fare più di quello che davvero possiamo realmente fare quando scriviamo un testo poetico. Bisogna essere molto consci dei propri limiti e delle proprie, insomma, dimensioni. Io su questo sono molto insomma, convinto. L'amore ai cromosomi ha in sé questo paradosso. Prima parlavi di miraggio, di fantasia. Ecco, più di che di fantasia, io direi che bisogna, o io insomma tendo ad essere attento a queste due dimensioni, l'amore e i cromosomi, cioè sono tutte e due vere, sono tutte e due cose che esistono. I cromosomi ci condizionano biologicamente, l'amore esiste, tutti noi l'abbiamo esperito, quindi l'amore non si vede, non si tocca, ma c'è. I cromosomi non si vedono, non si toccano, ma ci sono. E tutte e due le cose mi interessano come cose costitutive dell'esistenza. Quindi il visibile e il non visibile. Sì, ma l'invisibile in senso comunque umano, non metafisico. Cioè ci sono cose invisibili che tutti noi abbiamo. Per esempio l'amore è una cosa invisibile che c'è dentro di noi o fuori. Però questo, in questo senso, sì, mi interessa l'invisibile umano. Ciò che ci fa anche, che ci fa anche uomini, insomma. La stanza. Se ci riesco, vorrei fare questo paragone. La stanza è un po' il corrispettivo da sempre dell'io lirico, no? Voglio dire, la stanza più famosa forse è quella di Petrarca, o cameretta che già fosti un porto, no? La stanza. Tu dicevi qualcosa, mi pare che tu abbia parlato di qualcosa che protegge. Sì, sì, più che altro un desiderio, un bisogno di ritagliarsi, qualcosa di controllabile. Esattamente, di controllabile. Questo è al contempo vero e falso, in questo senso che è vero, la stanza è una specie di guscio protettivo, ma è anche il luogo dove in realtà si va, no? si matura, si pensa, si incontrano altri poeti, altre letture, si studia, si... Adesso siamo in una stanza. Adesso siamo in una stanza, per esempio. E un po' è la concezione diciamo che la stanza potrebbe corrispondere, essere l'emblema dell'io poetico, dell'io lirico, in questo senso. Noi sappiamo tutti che la lirica nasce come genere, diciamo, egologico, no? Dove un io comanda, impone i suoi affetti, le sue espressioni, le sue emozioni, si diceva, no? Diceva Leopardi, per esempio, nello Zibaldone.
questa è la lirica, l'espressione di sé, l'espressivismo, diciamo così. Quindi l'obiezione che si muove la lirica, per esempio, è di essere un genere appunto centrato sull'ego, dove un io regna sovrano e detta le leggi. Questo è insieme vero, ma insieme falso, perché voglio dire, tutti sappiamo che questa è un'illusione, cioè sappiamo tutti che l'io non è re di nulla, e sappiamo tutti che quando diciamo io lo diciamo in relazione a un tu, in relazione a un noi, a un voi. Sappiamo tutti che l'io è immerso in una storia globale che ci trascende completamente. È ovvio che se uno dice io con questa consapevolezza lo dirà in maniera diversa, per chi questa consapevolezza non ce l'ha e crede che l'io sia davvero il metro e la misura del mondo. Dunque, appunto, la stanza, dicevo, può essere una specie di corrispettivo iconico o emblematico dell'io, dell'io lirico, perché di fatto è così. Tu dici la stanza come qualcosa che protegge, qualcosa in cui uno si può rifugiare. È vero, ma al contempo è falso, perché uno sa che questa è che la stanza è un ambiente temporaneo, un ambiente che il rifugio è tale, e quindi sai bene che il mondo sta di là, che il mondo sta al di là della porta della stanza, no? Dunque è una stanza alla deriva, appunto, è una stanza che non ha pareti solide, non è una stanza che protegge, è una stanza che ti contiene, magari per un tempo, appunto, e non per sempre, ma è una stanza alla deriva. Ho trovato strepitoso questa immagine di Octavio Paz, stanza alla deriva dentro città che vanno picco, ed è la situazione, secondo me, attuale, cioè città che vanno davvero a picco su stanze alla deriva. Poi quando c'è stato il terremoto in Giappone, questa tragedia insomma, incredibile, mi ha fatto veramente impressione vedere questa stanza alla deriva materializzata in queste case che venivano portate dall'oceano, no? E, dunque, la stanza è il corrispettivo dell'io. E si può scrivere poesia di tipo lirico, cioè aderente a questo macro genere che si è formato, diciamo, tra fine 700 e 800, e che tuttora esiste. Però lo si può fare con la consapevolezza che chi parla e dice io non è assolutamente indipendente, autarchico, non è nulla, è una persona come tante altre, è un essere come tante altre esseri. A proposito, leggevo su internet, se non sbaglio, che ti eri occupato di diario in poesia, a proposito del sì, io. Sì, ho non so se è... Sì, ho fatto la tesi di dottorato sul diario in versi, ecco. E poi ho curato il diario del 71, del 72 di Montale. Ah, ecco. Oscar. Sì, quindi sì, per esempio, per dire questo concetto, nell'antologia di Enrico Testa dopo la lirica c'è appunto la descrizione di una linea o atteggiamento, dice lui, di tipo esistenziale, così lo chiama in maniera necessariamente vaga, ma allargata, in cui chi dice io è un io senza più nessun privilegio, né di dizione, né di parola, né ontologico, tantomeno. È un io in situazione. Questo è. Chi scrive io in un testo sa benissimo che questo è un io, voglio dire, assediato da tutti gli altri, in situazione con tutti gli altri, compartecipe di una realtà storica come tutti gli altri. Se non lo è un conto, è un guaio, ma se lo è, io credo che davvero mettersi a contestare la parola io o lo statuto del soggetto sia una cosa ormai un po', diciamo, da abbandonare. Quindi la nostra stanza, il nostro io è un io, ma è un io alla deriva, è una stanza alla deriva. Se uno è consapevole di questo, è così. Quindi sì, ti puoi rifugiare nella stanza, però sai bene che questa stanza è una stanza alla deriva, insomma, ecco.